facciamo un try on haul dei costumi di Zaful. Abbiamo preso un paio di cose da Zaful, sono tutti costumi e come costumi. Prima di iniziare vi lasciamo subito il codice sconto, che è questo qua, fate uno screen. Vai. Così non ve lo dimenticate e quando vorrete fare un acquisto su Zaful avete già il nostro screen col codice sconto. E tutte le cose le trovate in descrizione. Non so quanti costumi sono parecchi. A volte abbiamo preso anche soltanto dei pezzi di sopra senza il sotto abbinato. E quindi iniziamo subito, vai. Pesco a casissimo, ho preso questo costume rosa. Sono quasi ben confezionati. Allora, questo qui è molto carino, guardate com'è. È semplice in realtà perché è fatto così. Però mi piacciono un sacco colori, il rosa così non ce l'avevo. La mutanda è questa. Di questo qui ho preso una S, perché non tutte ho preso S, dipende che modello ho dovuto prendere più grande perché mi sembrava un po' piccolo. Esatto, ho dovuto prendere anche una M e una L. Quindi mi si dice per farvi regolare su che taglia prendere. Questa è una S e poi ovviamente ogni cosa si fa vedere indossata. A caso, non per ordine di bellezza. Comunque io ho questo, non fateci caso perché mi ispirava e l'ho messo. Anche io sono vestita estiva. Io invece ho il fularino tipo da siamo hostess. In un periodo in cui è bello il tempo, ma a volte piove, ma noi siamo non sappiamo summer. Che fare. Ho preso questo sopra del costume, quindi non c'è la mutanda, è leopardato scuro. Questa è una S, fatto così, e qua ha questo cerchietto in mezzo. Diciamo che ti ha preso tutte S. Sì, io S. Lei tutte S, io invece ho un po' variato. Sì, perché a volte i triangolini sono piccoli, quindi ho preso tipo una M per averlo un po' più grande. Si può regolare ai laccetti e dietro no, è semplice, una fascia. Vado avanti anch'io con un altro costume leopardato. Vado avanti io con un altro costume leopardato, perché noi abbiamo il leopardato, e ho preso questo pezzo sopra, fatto così, anche questa è una fascia che non si può regolare, però penso va di bene. È fatto così, è leopardato particolare perché in mezzo ha la fascia tipo nera, e poi inizia il leopardato e va tutto dietro. Anche io mi sono dovuta limitare con il leopardato, se no compravo troppi costumi, sì. E poi ne ho già troppi, perché comunque i costumi leopardati per me sono sempre più belli. Cioè. E niente, poi ovviamente le spalline possono essere regolate, poi ha pure la mutanda abbinata ovviamente, adesso la cerco. Dove sta? Ho perso la mutanda! Questo è lo slip, molto carino, perché non è semplicemente leopardato, ma pure la fascia nera, cioè è praticamente uno slip nero con il contorno leopardato. Molto carino, di questo che taglio ho preso? M, questa è una M. Passiamo al prossimo costume. Ho preso un costume abbinato, triangolino. È tipo di giraffa. Sì, esatto, questo non è leopardato, ma è tipo giraffa, vedete? È tipo giraffa. È fatto così, davanti è nero e poi ha questi laccetti giraffati. Giraffa, non sono leopardati. E poi ha un cerchiettino in mezzo, così. E la mutanda invece è totalmente fatta così. La mutanda è così, è abbastanza piccola, giusta, sgambata. Taglia sempre S. Poi avevo preso degli oggetti, ho preso questi occhiali. E poi questi occhiali. Io sto malissimo, non è quello che fai da sole, te lo dico. Questi sono super fashion per fare le foto. Non per altro. E poi abbiamo preso anche questa collana. E sono molto scuri gli occhiali, pensavamo che fossero un po' più così, l'abbiamo pagati poco ovviamente. E invece sono anche molto scuri, copre il sole. Yes. Vai. Poi ho preso questa collana, molto bella, non me l'aspettavo così bella. In realtà è un bel oro, speriamo che non si scurisca, ma comunque noi ci stiamo attenti in queste ma cose. Ma non le bagniamo? Non vanno bagnate. E tipo se tolgo il mio fularino forse è meglio. Molto bella secondo me. È fatta così, queste tre perle e poi questa che è più grande con questa chiusura qua che sta sul davanti. Il prossimo costume che ho preso è questo sopra arancione. È tipo questo costume, una fascia. Ha qua un buco che si può regolare a tendina, qua però è chiuso. E poi ha un laccio da mettere sopra. Questo sopra il collo e questo qua dietro. Sicura.
io ho deciso di prendere un pareo perché non ce l'avevo. E quindi niente, ho deciso di prenderlo così, l'ho guardato ovviamente. È un po' carino secondo me. Bello. Perché quando vai tipo a bar? Non lo so, io magari l'ho comprato per andare al bar. Magari non ci vai a culo in nudo perché comunque c'è, abbiamo certi costumi noi... Scandalosi. Sono proprio... molto appariscenti, magari ci vado con questo e sono un po' meno appariscente. Niente, carino, fatto così, secondo me lo userò. Sì. E, tessuto è morbido, carino, sì. E si allaccia di lato. È un semplice pareo alla fine. E però... questa è la taglia più piccola, non ho sì. preso la taglia più grande. Il mio prossimo costume, ho preso un costume marrone. Che non ce l'avevi? No, il costume è così, è tipo marrone. Ora sembra più chiaro. Se sembra più chiaro dal sembra video. È un marrone mattone. Esatto, invece è un po' più scuro, vabbè. E è così marrone, ha queste catene. La mutanda è fatta così, il dietro è normal, non è troppo piccolo, è troppo grande. E questo è il sopra. È fatto così, ha le catene qua e anche in mezzo. Ho un altro costume, di questo invece ho preso una L perché già intravedevo che non, se no non sarebbe stato, e infatti mi sta un po' a filo e fortuna che ho preso questa taglia, se no proprio non c'eravamo. Ho deciso di prendere questo costume, troppo bello, cioè ne vogliamo parlare? Anche questa sia una L. Infatti sembra quasi una S, però vabbè, ve lo dico apposta così vi sapete un po' orientare. È fatto così a monospalla, molto carino perché ha il ferretto che poi fa tipo la punta in mezzo qua sotto al ferretto, poi ha un'altra fascia e dietro si lo legate voi con quello che a vostra misura. Esatto. Poi anche qui si può regolare alla spalla, quindi ovviamente ognuno lo mette come vuole. Ha delle coppette ha dentro delle che si possono togliere, ovviamente si possono togliere, forse io tolgo perché a volte forse le coppette prendono spazio. Esatto, se non vi sta togliete le coppette. Vedete? Sì, io questo è un po' un metodo che utilizzo, togliere le coppette quando non ti sta. Il modello di questo non ha una mutanda nera, ma ha questo, però ovviamente prendendo la L nel pezzo sopra non mi starà il pezzo sotto perché il sotto porto una S. Quindi vabbè, ve la faccio comunque vedere, questo sarebbe il completo, è così sfalzato con un altro colore, in realtà è molto carino l'abbinamento perché non sei solitamente nera. Esatto, se no la semplice mutanda nera. Essendo che lo vendono insieme ho dovuto per forza prendere anche la mutanda L. Comunque vabbè, fatta così. Molto carino perché è fantasia, tutta molto diversa. E niente, questa non penso di farvela vedere perché non mi starà, però vedremo. Poi ho preso questo costume che ha un triangolino, la mutanda e pure il pareo, quindi tre pezzi insieme. Tre in uno, molto oro. Questo è oro pisonato. E niente, questa è una taglia S, sembra questa un po' più grande ma è una S. La mutanda è questa, uguale al sopra, e ha i fiocchetti qua di là. Quello dietro. Sì, vabbè. E questo invece è il pareo, come dice Mati, per andare al bar. Come vedete in giro? Adesso è un po' grinzoso perché non l'abbiamo ancora lavato, ma poi ovviamente lavato e stirato ci starà. Tutto perfetto. Molto bellino. Vedere, io mi sa che ho le ultime due cose, ce n'è di più, non so perché. Boh. Vi faccio vedere questo, sinceramente, di questo costume che c'era solo il pezzo sopra. Però ho preso che c'era troppo il pezzo sopra, invece il pezzo sotto non mi piace. Vabbè, quello è il gusto ovviamente. E vi faccio vedere quindi il pezzo sopra. Di questo ho preso un M, quindi di conseguenza la mutanda non mi starà. No. Questo è il pezzo sopra, mi piace tantissimo il colore tipo metallico, così verde, ma non l'avevo mai avuto questo colore. E soprattutto anche il modello mi piace perché adesso non si capisce. Forse perché c'è il cartellino. Lo tagliamo. Lo tagliamo un dito. Ok, eccolo qua. Oh, finalmente si vede a modo. Questo qui è il modello. È fatto così, tipo una fascia, ma è bellino perché qua è tagliato e c'ha tipo una specie di buco. Non è poi così tanto grande. Non è che si vede, non sta sotto. Non è che si vede, sta quasi sotto, quindi va bene. E niente, la fascia non è regolabile dietro, però i laccetti sì, ovviamente. E niente, mi piace un sacco il colore. Cioè, guarda che stupendo, poco quanto abbronzi, secondo me è perfetto. Stupendo. Ora stupendo. Siamo anche bianche, quindi non fate caso come ci stanno i costumi, sì, perché non abbiamo mai preso il sole.
Ma... sono bianche più bianche di così, non si può essere. E questa invece è la mutanda che vita alta. Vita alta, ma parecchio grande, perché comunque anche per prendere il sole, cioè già faccio fatica a prendere il sole. Poi se... evitiamo sempre questi tipi di mutande e i costumi interi, se no non prendiamo mai il sole. Però vabbè però pure le mutande a vita alta ce l'ho, però... se mai le riccioli quando prendi il sole. Sì, vabbè. E niente, comunque, per chi interessasse, è fatto così. Ovviamente il colore è identico, molto bello. E è particolare perché qua ha due buchi. Come il sopra. Come il sopra. E niente, dietro è fatto così e davanti è fatto così. Poi ho preso un copricostume nero. Questo è il copricostume, è decorato con tutte queste farfalle. Però così non si capisce, è aperto davanti, non si chiude, ha maniche lunghe. È fissata con copricostume. Copricostume. Vado avanti io con un altro costume, questo dovrebbe essere l'ultimo. È molto bello, quindi se prendete state attenti alla taglia. Perché a me mi sa proprio che non mi sta, purtroppo, perché di questo qui ho preso una M, ma evidentemente avrei dovuto prendere una L. E niente, sì, che è molto piccolo qua. È molto piccolo, quindi non pensavo, ho detto vabbè, una M mi starà, invece no. È fatto così agli incroci qua in mezzo, però ha pure questi lacci che sono, fanno un effetto molto carino. E niente, poi i laccetti sono fatti così regolabili, una fascia semplice dietro e poi anche la mutanda è molto semplice, easy nera. Ora Mati guarda se gli sta, se no provo, provo io. Ho preso un costume nero e fluo, troppo bello. Io ho preso tutti i triangolini, tipo... ah no! Che cazzo dico? Pensavo fosse un triangolino. Allora, di questo costume ho preso una fascia nera con tutti i lacci fluo. Molto bella, si può stringere dietro e anche i laccetti. Mi piace il doppio laccetto. Sì, particolare, diverso. È tipo il modello che vi ho fatto vedere all'inizio, quello rosa. Sì, vero. Fatto in versione nero e fluo. E la mutanda è questa. Molto bello. Ovviamente dobbiamo essere abbronzati per mettere le cose fluo, le cose rosse, arancioni, soprattutto il mio sopra arancione, bianca e arancione, costumi bianchi, proprio le cose peggiori. Infatti di solito ci vestiamo nero, leopardato. Infatti all'inizio mettiamo soltanto fasce, cose per prendere il sole il più possibile, cose nere e poi dopo quando ci abbronziamo mettiamo le cose più colorate. Tutte tattiche. Un altro costume. Questo invece è sempre fluo, ma anche leopardato. Io mi sono cercata. Il sopra è così verde. Bello, eh? Immaginatevi abbronzate, ma immaginatevi ora come mi sta non abbronzata, vabbè. Vabbè. Questo è tutto verde. E niente, la mutanda può sembrare di nuovo così verde. Invece è leopardata e verde. Ma vi pareva che non aveva preso una mutanda leopardata? Niente, la mutanda è fatta così. Ha i laccetti verdi che riprendono il sopra e dietro è fatta così. Questo colore... perché a volte mettere sia la mutanda che il sopra così è un po' diventa troppo, invece così spezza e è sempre abbinato, carino. Tutte le cose le trovate in descrizione. Poi ho preso questo copricostume bianco, ovviamente trasparente perché è un copricostume, fatto come un vestito. Quindi si infila come un vestito, è molto scollato, però non importa. E poi ha questo qui che puoi metterlo alla vita per regolarla. Sì, ci fai un fiocco. Allora, mi deve arrivare... ci siamo resi conto adesso. Mi deve arrivare un ultimo costume, però non potevamo fare il video troppo tardi, altrimenti poi non ce la facevo perché ho da studiare, invece nel weekend riusciamo a fare questi video. Allora, vi farò vedere adesso il costume che mi è arrivato e niente, faccio vedere. E adesso salutiamo tre persone come in ogni video. Allora, la prima persona che salutiamo è Amira Sirio. Ciao, ciao Amira! La seconda è Maria Chiara Troiano. Ciao, ciao Maria Chiara! E la terza è Maria Sole Adami. Ciao Maria Sole!
Se volete essere salutati nel prossimo video dovete seguirci su Instagram e scrivere fatto nei commenti. Mi raccomando, scrivete anche il vostro nome perché a volte il nickname è diverso dal vostro nome e quindi magari salutiamo Alessandro e poi in realtà mi chiamiamo Chiara e poi magari è diverso e quindi scrivete anche il vostro nome. Sì. Spammiamo anche i nostri TikTok, questi sono i nostri TikTok. Ogni volta... Ultimamente sto pubblicando un po' di TikTok, quindi se non volete perderli andate a vedere, questo è il mio TikTok, invece questo è il TikTok di Kami. Se il video vi è piaciuto mettete like, commentate, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao.